Rocco, Rocco! A questo punto io farei un applauso corale ai protagonisti della Resistance che non deludono mai. Pensate che in 4 secondi dopo due manche ci sono 8 concorrenti. Un applauso a tutti perché sono davvero molto bravi. Al terzo posto Vito Di Leo. Perde la vittoria assoluta per 2 secondi e mezzo dopo due manche infuocate, ma c'è chi fa ancora peggio. Per 56 centesimi va al secondo posto Mattia Esposito. Una bella soddisfazione in gara 1 però sarebbe presa, sì. Oggi mi dispiace per le aquile della Sina, ma non hanno volato tanto alte, perché sul gradino più alto del podio ci arriva lui, Rocco non si freddi ma Porcaro, il nostro Rocco delle salite. E poi si freddi col caro, qualche analogia c'è, bravi. Ma direi bravi anche a Garbi, Aquila, Paese, Puntolieri. Un applauso a tutti di nuovo, ve lo meritate, molto bravi.